Allora, Marco Buono, che sarebbe lui in realtà, è Marco Bono. Tutta la diretta, cancellate tutte le volte che io ho detto a proposito di Anemos, Marco Buono è Marco Bono. Poi lo vedete, anche Bono proprio di nome, di fatto, guardalo lì. Allora Marco, al di là di queste, diciamo, cose anagrafiche, che barcolana è stata? Bellissima. Secondo me è stata una barcolana speciale perché è una giornata meravigliosa, con vento e... ha permesso, credo, a tutte le barche, o sta permettendo a tutte le barche di arrivare. Lo spirito sportivo è stato rispettato e il divertimento c'è stato comunque. C'è una regata nella regata tra i far 80? Assolutamente in sì, modo, assolutamente no? Sì. Noi oggi l'abbiamo persa, perché Ancilla Domini è arrivata davanti a noi. Però ma... siete davanti a Idrusa. No, Idrusa, no. Anche Idrusa è arrivata davanti. Siete arrivati terzi del, terzi del gruppo. Gruppo a fare. Vabbè, però alla fine il numero vostro di classifica? E non te lo so dire ancora, non lo sappiamo. Parliamo con lei, che forse lo sa, oppure comunque allora... Alice, lo sai che ha vinto per la prima volta la barcolana una donna al timone? Ha fatto storia questa barcolana. Tu sei stata al timone di questa barca, quindi insomma, che sensazione pensi che puoi immaginare? Tra l'altro, lei, certo, bravo. Che sensazioni pensi possa aver avuto Wendy? Innanzitutto i miei complimenti a Deep Blue. È stata una regata alla fine molto difficile perché è salito tanto vento come da previsione. Noi abbiamo fatto una bella partenza, eravamo da subito liberi, molto veloci e siamo riusciti, insomma, ad avere un buon passo tutta la regata. Loro ovviamente sono partiti più alti, velocissimi e i miei complimenti, giusto così. Come ha girato l'equipaggio? Perché comunque insomma 20-25, qualcuno ha misurato fino a 27 nodi. C'erano dei momenti in cui arrivavano delle belle bombardate, no? Comunque questo è un maxi, una barca che va tenuta in un certo modo, portata in un certo modo. Tu vieni dal 470, ovviamente come hai vissuto l'equipaggio, come hanno gestito tutto, ci sono le volanti? L'equipaggio è molto affiatato, molto coordinati, soprattutto qui sotto Miramare Barcola, arrivavano delle raffiche fortissime, ma abbiamo gestito bene ogni momento e non siamo mai andati in nessun pericolo, abbiamo gestito bene il vento. Gli ospiti, Marco, che dicono? Che hanno detto? Come hanno vissuto? Avevi degli ospiti importanti? Sì, ci sono degli ospiti e sono stati tutti felici, contenti. Insomma, anche hanno vissuto una bella giornata di vela e con delle prestazioni adrenaliche di non poco conto, perché insomma l'ultimo lato di Bolina eravamo ben schiacciati, quindi è stata per loro una bella esperienza. Cosa farà adesso Anemos, il programma? No, il programma di minima, noi adesso ci sarà la settimana di Venezia, per cui parteciperemo la Hospitality Challenger il sabato e la Veneziana la domenica, per poi concludere sostanzialmente la stagione di quest'anno. Complimenti, perché oltre alla barca particolare, la storia che tramandi, eccetera, la scelta di mettere una donna al timone, sì, come una giovane promessa come Alice Linussi, e poi comunque un equipaggio misto a molti giovani soprattutto. Sì, sì. Ma è una scommessa che abbiamo fatto da tanto tempo. Questo è il secondo anno che c'è il premio Women per le donne al timone, ma questo è il terzo anno che è timona, per cui noi abbiamo giocato d'anticipo e mi piace molto dare l'opportunità ai ragazzi che vengono dalle classi olimpiche di potersi confrontare con delle barche più importanti, che poi saranno il loro futuro se vogliono continuare a fare vela, perché non è detto che poi con le classi olimpiche possa continuare. Benissimo, ciao Anemos, a presto. Ciao ragazzi, grazie a voi.